Ci troviamo qui alla Dispoli in via Regina Elena 23. Questa è la bottega dove Roberta Allegretti, concorrente dell'Isola dei Famosi, di solito lavora. Andremo a seguire proprio l'impressione, le impressioni della famiglia di Roberta, anche dei clienti che sono affezionatissimi a lei. Mamma Antonella, insomma, Roberta ha sbolognato due concorrenti importanti come Paganini e Magda Gomez, adesso sono tutti preoccupati che possa vincere. Per noi ovviamente sarebbe una grande soddisfazione. Magari, ma penso che questo non accade, perché insomma ci sono dei personaggi lì dentro, quindi io lo spero per mia figlia, magari vorrei, diciamo è quello che tutti vogliamo, però non lo so. Chi vivrà, vedrà. Comunque Roberta è così come qui, anche sull'isola, insomma, molto spontanea, sì. Sempre allegra. Lei è così anche nella vita, diciamo, di tutti i giorni. E lei è spontanea, è vera, è una persona vera, come la vedete lì, la vediamo qui, insomma. Il negozio è sempre pieno di gente, perché la gente naturalmente vuole sapere, è curiosa. Noi siamo molto contenti, insomma il lavoro sta anche crescendo, aumentando. Io la conosco da qualche anno, devo dire, non da tantissimo, però è come se l'avessi conosciuta da sempre. Troppo spontanea, troppo simpatica, troppo tutto, è esuberante, ma è veramente spizzagioia da tutti i pori. È una forza della natura. E speriamo che va più avanti possibile. Aspettiamo Roberta che ci venga a fare dei panini. Conosce Roberta da 20 anni? Da 20 anni, da quando c'era l'altro alimentare vicino al negozio d'animali che c'avevo io, a Binettuno. Conosco, andava in giro qua con la bicicletta, andava in giro con la bicicletta su all'altra parte da Dispoli. È un grillo, sta sempre in giro Roberta, sta sempre vivace. Sì, ma poi non c'è concorrenti. È una ragazza semplice, è simpaticissima, intanto carina. Forza Roberta! Molto speciale, è una persona molto allegra, una persona intelligente e dovrà vincere per forza l'Isola dei Famosi. Forza Roberta! E complimenti soprattutto. Carina, sta al posto suo, può darsi pure che riesca ad arrivare molto in là. In televisione come le sembra Roberta? Come lei, è identica, strillona, uguale. Che la sento. Come la mamma, come mamma Antonella? No, mamma no, la mamma è discreta, ma lei lo sento quando io la arrivo di sul lungomare, è il prosciutto sconto. È una ragazza, sì, mi piace tanto, veramente, senza fare i complimenti. Roberta, sei grande, non ce l'ho parole. Ecco, questo è il bar in via Regina Elena alla Dispoli, dove Roberto ogni mattina fa colazione. Cosa prende Roberta per iniziare la sua giornata? Allora, Roberta prende solamente un cappuccino, qualche volta il cornetto, ma non sempre, perché ha paura di ingrassare. Cosa che io gli dico, ma Roberta sei magrissima, la televisione ingrassa, magari lei sembra un pochino più cicciottella in televisione, ma in realtà è molto magra. Quindi adesso sull'isola forse le mancherà anche il... Il cornetto le mancherà sicuramente. Il cornetto le manca, sì, mancherebbe a tutti. Roberta prende lezioni in spagnolo da lei? Sì, con Roberta hablamos sempre in spagnolo quando viene a tomare il caffè. Hablamos sempre, practicamos, para no olvidarlo. Grazie Roberta, te saludo e te abbraccio. Te mando un fuerte beso, Roberta, sei grande. Ragazza simpaticissima, molto aperta. Comunque è una brava ragazza, simpatica, spigliata. E gli voglio dire forza Roberta, che siamo tutti con te. Perché il 23 è il numero di Roberta? Il numero 23 è il numero preferito di Roberta, perché è dal periodo che ha fatto le selezioni sinora la sta perseguitando sto numero. Senso positivo però. Senso positivo, perché ha fatto la prima selezione, era il giorno 23, poi da Simona Ventura quando si è presentata il giorno 23, poi ha preso 23 come voti, poi quando è andata sull'isola era il 23. Quindi possiamo dire che il 23 la accompagna
nelle sue avventure. Nelle sue avventure l'accompagna questo numero 23. Ma si dice che il numero 23 è un numero fortunato. Roberta, ascoltami, sono Esther. Forza, sei un palmo dalla vittoria, ti raccomando. Roberta, stai seguendo nel dettaglio proprio le avventure di Roberta. Forza Roberta, siamo tutti con te. Speriamo che va tutto bene e noi facciamo sempre tifo per lei. Forza Roberta. Viene sempre qui a prendere il pesce Roberta, sì. Attaccatissima al posto, insomma, ci hanno detto. No, sì, c'ho il pesce bello fresco vivo. Abbiamo imparato pure ad attaccare l'ami, così almeno pesca un po' di pesce fresco. Sull'isola sicuramente non può avere altro che pesce. Prima di quello non si trova, perché. Ma l'altro fratello, l'altro titolare, conosce Roberto ovviamente, attaccatissima. Speriamo per i Ladispolani che possa andare avanti. Ma come no? Vincerà sicuramente e poi viene sempre qua a comprare pesci. La seguiamo sempre, tutti i giorni. Gli avete dato dei consigli di pesca oppure? Veniva qua, si faceva pulire il pesce, pesca grazie a noi. Insegna ad attaccare l'amo. Abbiamo insegnato ad attaccare l'amo, a nesca. È meglio il pesce di Ladispoli oppure il pesce dell'isola? Il pesce da Ladispoli, il più buono di tutti, il pesce da Ladispoli, bello vivo. Faccio questo appello a tutti gli italiani, a tutti gli amici, i parenti, tutti, da sostenere questa ragazzina perché sta vivendo un momento bellissimo e spero che realizzi il suo sogno. E ringrazio tutti, sosteniamo Roberta. Forza Roberta!